Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing di oggi dedicato a un classico del cinema americano, ovvero E.T., pellicola girata nel 1982 da Steven Spielberg. Ho una marea di edizioni di questo film in collezione, dalla vecchia VHS, ho almeno due edizioni in DVD, quella a doppio disco, con le nuove correzioni che fece Spielberg nei primi anni 2000. Poi magari ve la mostro, anche perché all'interno c'è l'autografo del grande Carlo Rambaldi, che conobbi ancora la fotografia, che a cui tengo molto. Ecco qua, non fate caso a me, perché ero molto giovane e molto molto bianco. Lo conobbi ad un festival nel 2006, mi fece anche autografare il disco DVD di E.T. Comunque, oggi vorrei parlare dell'edizione appena uscita in commercio della Universal. Ecco qui l'edizione Plus, perché esiste anche l'edizione semplice in Steelbook, sempre Limited Edition. Questa costava una decina di euro in più. È ancora disponibile? Non ricordo, eventualmente vi lascio il link in descrizione. All'interno abbiamo la Steelbook, ma abbiamo anche, credo, alcuni contenuti cartacei. Sì, dovrebbero esserci contenuti cartacei. Questa nuova edizione comprende anche due extra in più rispetto alla vecchia edizione uscita già in commercio in 4K. Il film non credo che sia diverso da quello già uscito in commercio per quanto riguarda il master in 4K, però appunto ci sono degli extra in più. Io direi subito di cambiare angolazione, così vediamo tutto nel dettaglio. Bene, allora spacchettiamo insieme questa ultima edizione per il 40° anniversario, edizione limitata Plus. Prendiamo il taglierino e tagliuzziamo il cellophane senza creare danni. Ecco qua. Ecco qua. Bene, bene. Quindi abbiamo questo cartone che non è un cartone rigidissimo. Tra poco staccheremo il tutto e vediamo per bene. Anzi, stacchiamolo subito, togliamo i contenuti dall'interno. Questo è il cartone, non è leggerissimo, ma nemmeno di quelli rigidi. Questo è l'artwork che hanno scelto di utilizzare per questa edizione. E questa è la costina 4K più Blu-ray. Questo è il retro con Elliot e T che volano sulla collina, e qui abbiamo un po' tutto ciò che contiene questa edizione. Quindi 40° anniversario, edizione speciale limitata che include steelbook, poster, cartoline, segnalibro e anche degli estratti della sceneggiatura. Poi abbiamo del dietro le quinte, libretto fotografico. Tra i contenuti speciali, quindi, abbiamo oltre 4 ore, abbiamo sia tutti gli extra già presenti grazie alle vecchie edizioni o un video, in più abbiamo due extra nuovi, ovvero 40 anni di E.T., l'extraterrestre, che è una nuova retrospettiva del film e della sua eredità duratura, e poi abbiamo questa intervista con Spielberg, TCM Classic Film Festival, una serata con Steven Spielberg. L'acclamato regista riflette la sua carriera e sulla realizzazione di questo film dopo 40 anni. In più appunto tutti gli altri extra, tra cui le scene eliminate, il diario, insomma, tutti extra già vecchi, ma molto interessanti. Per quanto riguarda le tracce audio presenti, sul 4K abbiamo inglese DTS X, francese DTS HD High Resolution 7.1, e poi abbiamo in DTS Digital Surround 5.1, in italiano, olandese, giapponese, e poi anche una traccia in DTS Digital Surround 2.0 per l'inglese, il francese e il giapponese. Andiamo a dare un'occhiata ai contenuti all'interno. Per prima cosa visioniamo la steelbook, quindi lo stesso artwork presente sul box. Apriamola per intero, ecco qua. E poi all'interno abbiamo quindi disco 4K e disco Blu-ray. E questo è l'artwork interno con la navicella che poi troviamo a fine film, scena struggente. Rimettiamo i dischi all'interno,
film visto, come molti di voi penso, almeno decine e decine di volte, con una giovanissima Drew Barrymore qui al suo esordio. E qui abbiamo i contenuti cartacei all'interno di questa cartelletta, 40esimo anniversario. Apriamo. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo questa targhetta Stage Pass ET The Extraterrestrial, e questo invece è il segnalibro. Troviamo ET con Drew Barrymore, ET travestito da donna, e anche qui abbiamo questa bella immagine fumettistica. Poi abbiamo questo script excerpt, questo estratto di sceneggiatura originale. Ecco qua. Poi un behind the scenes, un dietro le quinte. Ricordo ancora la storia del videogioco uscito praticamente lo stesso anno dell'uscita del film per l'Atari, il videogioco, uno dei più brutti videogiochi mai usciti, così lo definirono all'epoca, e rimasero talmente invenduti che li seppellirono nel deserto, se non sbaglio nel New Mexico, e a distanza di tantissimi anni hanno scavato in quella zona e hanno trovato ancora diverse cartucce. Poi abbiamo queste card, che adesso andiamo a togliere il sigillo. Ah, di buona fattura, un cartoncino anche abbastanza rigido. Davvero molto belli gli artwork. Almeno non sono così scontati assolutamente questi artwork. E questo con i fiori, con la pianta. Poi abbiamo il poster, infine. Ah, questo sembra anche di ottima qualità, con l'artwork originale, anche bello lungo, formato stile vecchie locandine cinematografiche. Lo faccio vedere purtroppo a pezzi. Non finisce mai. Questo è facciata singola. Sarebbe bello poterlo esporre, ma per trovare un muro libero all'interno di questa stanza. E questi quindi erano i contenuti cartacei presenti in questa edizione. Come vi accennavo all'inizio, io ho diverse edizioni in collezione di ET, però ve ne voglio mostrare giusto una a cui sono particolarmente legate, questa vecchia edizione del 2002, se non sbaglio, special edition rimasterizzata, che appunto all'epoca conteneva le scene inedite, e che mi fece appunto autografare da Carlo Rambaldi, l'artista che creò ET. Ecco qua il suo autografo, che custodisco ancora con tanto affetto. Fece anche diverse domande all'epoca, quando partecipò ad un festival nelle vicinanze del paese dove vivo, e mi sono passati ormai 15 anni. Bene, quindi questi erano i contenuti presenti in questa ultima edizione per il 40esimo anniversario di ET. Bene, quindi questo video unboxing termina qui. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi, metteteci anche un like se vi è piaciuto questo video e commentate se avete qualcosa da dire in merito a ET o a questa edizione appena uscita in 4K. Vi ricordo anche che è disponibile l'abbonamento premium se volete visionare tutti questi video unboxing in anteprima. Ci sono anche alcuni contenuti esclusivi solo per gli abbonati, tutti gli altri video sono visibili ovviamente per tutti. Bene, io vi ringrazio ancora e alla prossima.